Sindaco Villa, lei cosa ha provato quando sono arrivati giovedì il capo della Procura di Cassino, un magistrato titolare dell'inchiesta e hanno ufficializzato la conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 18 persone per lo smaltimento illecito e soprattutto per l'inquinamento ambientale provocato da questi retini utilizzati nell'allevamento dei mitili. Le stanno arrivando più o meno formalmente delle richieste perché il Comune di Formia, che è parte in causa, si costituisca parte civile in un eventuale processo penale che probabilmente ci sarà. Allora, naturalmente dal punto di vista tecnico mi rimetto sempre a quello che dirà l'Avvocatura Comunale, però l'indirizzo è chiaro. C'è un danno ambientale, cioè il danno ambientale si traduce in danno economico e quindi a mio avviso le amministrazioni coinvolte devono costituirsi come parte civile, perché il danno ambientale riguarda tutto il territorio, riguarda tutti i cittadini e in realtà quello che è stato praticamente l'indagine che ha messo in evidenza. Ovviamente noi ci rimettiamo a tutto quello che diranno i magistrati, sia chiaro che le aziende responsabili ne devono dare risposta. Mi perdoni il fatto che io possa estendere questo discorso, perché proprio della settimana scorsa anche la mia tra virgolette incursione all'autorità portuale per altre cose che avvengono lungo questo golfo. Noi ci dobbiamo impegnare affinché anche le aziende private portino a casa tutta una procedura di lavoro pulito. Quando io dico che ci sono gli autotrasportatori che non rispettano le regole, in realtà non sono gli autotrasportatori, sono le aziende che non permettono loro di seguire nettamente le regole. Quindi il trasporto su ruota deve essere controllato. Io ho visto camion per una intera mattinata, 40-50 camion pieni di petcock senza che venissero controllati dettagliatamente. Allora alcuni di quelli, diciamo pure un 20%, non rispettava il regolamento dell'autorità portuale, vanno fermati e vanno bloccati. Stessa cosa per quello che tu dici, la costituzione a parte civile è un dovere. E se l'aspetta anche da parte del Comune di Gaeta? Assolutamente sì, perché io confido nel fatto che si parli del golfo, si parli di area sensibile, si parli del fatto, cioè abbiamo fatto il 6 dicembre scorso abbiamo fatto un consiglio comunale congiunto per dire no al pontile Petroli. E voi sapete che l'area sensibile dice anche che gli impianti di itticoltura vadano fuori, vadano messi offshore. C'è una determina regionale che già lo dice del 2015, ci dobbiamo muovere, noi amministratori locali dobbiamo noi siamo diciamo il front office dei cittadini e dobbiamo dare risposta. Alla luce di questa inchiesta penale, naturalmente c'è un processo da fare. Certo. La regione, che è l'ente concedente appunto le autorizzazioni, potrebbe eventualmente sospendere le stesse in attesa che si faccia anche chiarezza? E poi il procuratore ha posto un altro problema, un problema serio anche sotto l'aspetto ambientale e aggiungere anche economico, la bonifica dei fondali. Allora, in realtà quello che ha inquinato i nostri fondali sono anni e anni di lavaggi di petroliere, sono anni e anni di scarichi di polveri sottili, sono anni e anni di allevamenti non controllati. Vi faccio una domanda, la mareggiata che c'è stata i giorni 28 e 29 di ottobre, che ha distrutto le gabbie delle orate, benissimo, lì è stato fatto poi successivamente una bonifica. Di questa bonifica hanno notificato le amministrazioni, gli enti preposti hanno visto se la bonifica è stata fatta, del materiale è andato disperso in maniera dettagliata e doverosa, tutto quello, cioè noi abbiamo uno studio, pensate che la nostra provincia ha finanziato uno studio Samobis, lì parla chiaramente, dà degli input affinché gli amministratori e non solo i comuni, ma la provincia e la regione, in particolar modo la regione, dia delle risposte. Noi dobbiamo fare tutte le azioni che
lo so che molte persone dicono sono posti di lavoro, sono attività economiche. Io vi dico una cosa, sono stata sempre molto chiara su questo. L'attività economica, se non si rispettano le regole, brucia se stessa e chi vuole accedere a attività economiche invece sane e redditizie. Questo luogo deve diventare pieno di attività economiche, ma virtuose.